Jenny, devi andartene di qui. Non solo dall'appartamento, ma da Londra. È morta. Vai in campagna se puoi, portati via il necessario. Probabilmente dovrai camminare. Non avrei dovuto lasciarla. Deve aver avuto molta paura qui da sola. Parti appena puoi e portati tutte le riserve alimentari che hai. Non provi proprio niente. Per 2 anni hai avuto una relazione con lei. Per 2 anni sei stato con lei e ora è morta. Adesso stammi a sentire. Jenny, ascoltami. Sono ammalato anch'io. Secondo i miei calcoli ho preso l'infezione circa 3 giorni fa. Me ne restano ancora 3 prima che la crisi si faccia acuta. Poi non so che probabilità avrò. Anche tu ti sei esposta. Forse tutti a Londra sono contagiati. Potresti averla già presa. Ti ho osservata bene. Non mostri nessun sintomo, ma questa non è una garanzia. Come potrò saperlo? Questa sera hai visto abbastanza per poterlo riconoscere. Tu potresti essere tra i fortunati. In tutte le malattie pare ci siano persone dotate di immunità naturale. Possono stare a diretto contatto col virus senza esserne contagiate. Adesso devo tornare in ospedale. Vengo con te. Jenny, ti prego, perché non segui il consiglio che ti ho dato? Te lo ripeto, vattene subito da Londra. Ma se mi sono già esposta, che importanza ha? Fa differenza se sono qui o altrove. Se il tasso di mortalità continua a questo ritmo, non saremo in grado di seppellire i morti. Potrebbe scoppiare il colera, il tifo e chissà cos'altro. C'è stato solo un sopravvissuto. Fra tutti i casi ricoverati, soltanto uno è riuscito a superare positivamente la crisi. Ma scopriranno qualcosa, non credi? Troveranno pure una cura. Non possono lasciar morire milioni di persone. È un virus mutevole, purtroppo. Non ancora identificato. Data la velocità con cui si diffonde, non siamo in grado di fermarlo. In pochi giorni, il numero dei morti sarà superiore a quello dei vivi. Le città si trasformeranno in immensi pozzi neri. Vattene subito, Jenny. Cerca di salvarti.